Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio della Egloca Pokémon Diamante e Perla. Qui con noi c'è, come al solito... Ciao a tutti ragazzi, io sono TIA e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Eccolo qua ragazzi, il nostro incredibile TIA è con questa intro sempre molto ai confini dell'omosessualità. Benvenuti ragazzi, TIA, che cosa andremo a fare in questo episodio? A passare il bosco di ignoranza, proprio dritti. Con che spiegazione ferrea e decisa. Allora, aspetta. Il percorso qua sopra è un altro percorso. Che percorso? Che cazzo? È il 205, no? Quindi devo farci la cattura. Sì. Il campeggista con l'ebola e via. Ma beccato, ma... 40 secondi e già sclerare, perfetto. Cioè, com'è possibile? Mi ha mandato Cubon, grazie. Amnesia, minchia, amnesia, così ti dimentichi di tua madre. Te ti ha beccato il campeggista da Mecciano Verde. Sì, ma tipo era girato dall'altra parte, non so, ha fatto un 360 che... Ma io mi ricordo i bei tempi su Horas, quando c'era tipo il bug che gli allenatori si girava, ti vedevano di spalle, c'avevano gli occhi nel culo, me lo ricordo. Ah, sì. Ok, cattura? Sì, ok, aspetta che ho shottato quest'uomo. Olè, perfetto, dai, facciamo sta capture, vediamo un po' che cosa ci viene fuori. Dialga, me lo sento. Lugia, bene, bene così. Sillabe. Bene. Vabbè, allora, facciamo che faccio due tentativi. E poi non ha mosse d'acqua questo coso, vero? Perché ho Groudon davanti. Ah boh, lo spero per te. Però è l'unico che può paralizzare Groudon. Allora, massimo mettilo e poi ritiralo. No. Però devo paralizzare, se ne fa un attacco. Vabbè, ma in teoria dovrebbe esserci siccità, conta. Ti prego, Sil, non fare... Io gli provo a tirare una Pokébola. Zii! No, lo stavo per prendere, non ci credo. A me ha failato due fottutissimi paralizzanti di fila. Che bella la vita quando sei tre... l'ho shottato per sbaglio, mi è scliccato, porco demonio. Cacchio, non ho cambiato Kame e non l'ho neanche allenato, ottimo. Raga, stiamo registrando di fila gli episodi, non Sì, sì, è vero. se vedete cose strane, è la vita. Sto già sclerando, mi stanno già beccando troppi allenatori, Tia, veramente, cioè... Ma... Oh, Gesù, sì, con fuoco pugno sotto siccità! Oh, comunque io la cattura l'ho persa male, giusto per... sto tentando di catturarlo, lancio la prima ball dopo 4 turni. Grande spettacolo! Tra l'altro io non ero catturato. Neanche... Pensa che io non ero neanche tanto... Se vuoi puoi schiuderlo adesso, l'uovo, perché tanto poi abbiamo la cattura ai popoli, cioè al bosco, quindi... Ok, allora vado a schiudere. Oh, le stunchi, perfetto, dopo che nello scorso episodio ho visto l'altro scemo. No, stavo dicendo che cazzo, Lugia lo stavo quasi per prendere, tra l'altro. Che culo, e comunque tu vai avanti nel mentre, così almeno al massimo uno dei due finisce il bosco. Perché ragazzi, siamo un pochino indietro. E considerando che dobbiamo tutte e due andare in vacanza tre settimane più o meno. Sì, siamo fottuti. Dobbiamo muoverci. Ah, ho trovato una lastra. Bello questo, perfetto. Lastra Prato, tra l'altro. No, non ho Pokémon di tipo erba, vero? No. Quindi si prosegue. Intanto, raga, Tia è pronto per schiudere il suo uovo bellissimo. Intanto ne beccherò un altro cancerone. Sì, ascolta, io nello scorso episodio non so se ti è chiaro, ho trovato Caterpie, cioè nel senso... Porygon. Onesto. Dov'è che sei? Tu sei al... Sì, vabbè, ma perché finisco sempre... Ok, sì. Ok, Porygon... Questo. No, ho fatto due volte congiura. Ha fatto tre volte congiura. Devo cercare di addormentarlo. Comunque questo è uno dei Pokémon da tenere. Raga, questi sono i tre Pokémon che devo tenere come riserve. Cioè in realtà Squirtle, Magikarp e Manaphy. Ah, ok, perfetto. In realtà Magikarp deve andare in squadra. Adesso lo sostituisco. Ok, perfetto. Bosch livello su Madonna. Oh, stavo rischiando tantissimo, perché questa qua ci aveva cominciato a fare 304 congiure. Che manco cazzo, manco Cesare, Bruto e Cassio questa. Okay. E tipo, poi l'ho addormentato, l'ho seccato sul posto. Allora, si sta schiudendo. Vediamo. Noto il fremito nella voce. Drapion, ci beh, sta. Beh, ci bello sta, Drapion, ci dai. Sta. Drapion, ci è, sta. Cioè, dopo aver trovato Caterpie. Attenzione, perché a Serena vengono attaccati i semi. Comparassi il seme. Eccola lì. Vabbè, just saying. Just saying, ragazzi. Antiscottatura. Ah.
Ottimo. Ok, bacca pesca, che nonostante tutto comunque non ha gli ami. Cioè, comunque si tratta di frutti, non di altro. Sì, sì, sì. Ho come l'impressione che Tia questa serie non la voglia proseguire. Sai, con quella strana sensazione di adesso me ne vado. Maria, io esco. Intanto questo ragazzo ci ricorda che Giardino, Fiorito e Devopoli sono molto distanti. Questo mi manda in campo Ursaring. Sono fortuna. Sì, ma io sono ancora al centro Vogon in tutto questo. Vai con with calm, salt the Allenators e arriva qua. Ho capito, salto e poi basta. Attenzione, Ursaring mi fa colpo di fango e fa anche miracol vista. La madò che è. Primo esempio di orso nella storia del mondo. Questa non la bippo, mi dispiace. Tanto l'episodio è mio. La bippo No, che sbatti il campanello. Stacca un attimo. Eccoci qua, ragazzi, sono tornato dal campanellata della famiglia. Possiamo proseguire con questo avventuriero. Ho trovato un focalnastro nel mentre. Attenzione, la potenza di focalnastro. Smoochum. Cioè, allora, tu dimmi se non è un paradosso un avventuriero con Smoochum. Che fa fascino. Questo fa fascino. Ok, perfetto. Aia, mi fa malissimo. Con quel barbone, Dio mio. Arrappa tutte. Quanto cucca il hashtag quanto cucca il Montanaro nei commenti. No, allora, ovviamente. Qua la cattura l'avevamo già fatta. Zii. Oundum. Magari mi fosse capitato lui per la cattura. Oundum usa eruzione. Oddio, hai laggato un secondo, ho sentito il silenzio, pensavo ti fosse morto qualcuno. No, ci sono. Cioè, tipo, mi stavo volendo Snorlax perché cosa ho fatto eruzione. Però, vabbè, Snorlax c'è lo strato di lardo che lo protegge, quindi scialla. Dove comunque sei? Comunque direi adesso? Che balzo gli allenatori. Sto per entrare nel bosco. Ma sì, se balzo gli allenatori. Ma ha tirato finta questo cancerogenis. Diciamo che ha fatto finta. No, vuoto tetro! Mi ha addormentato. Ok, fragor tempo, qualcosa mi dice che schiatti. No, non è schiattato. Lola, anche a me ha fatto finta. Muori. Allora, balzo gli allenatori come se non ci fosse un domani. Ah, tra l'altro qua c'è la casetta che ti cura, frate. Sì, adesso, con Chinella ho trovato. Dolce gatto. La trovo a Groudon. Posso dare la conchinella a Groudon? Groudon che suona la cosa. Lin, 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 lin. Amici! Goldin. Attenzione, mi ha mandato contro Serena. Attenzione. Queste cose... Furia. Serena usa Furia, probabilmente è incazzata per il trattamento che ha ricevuto in questa serie. Da Entei. No, aspetta, per quello è felice. Certo, chiaramente. Allora, dorme. Ok, ho ucciso Serena nel sonno. Pensa, no. Pensa che trauma. Okay. Qua. Come l'hai uccisa? Fuck the while asleep. Okay. Ok. Ma tu sei dentro nel bosco? Io sono entrato nella casa. Io sono nel bosco. Ci arrivo anch'io nel bosco. Aspetta, tipo, qua a nord. Oh, ok, qua a nord c'erano gli alberelli infami. Intanto faccio la cattura. Ok, perfetto, vai. Ah, però no, è doppio, oddio. Qua dobbiamo scegliere quale catturare. Sì, figata. È figata, basta che non mi butti giù con qualche mossa storta. Ok, su quello ci possiamo lavorare. Trico e Slagma. Chi è che ha il carcere? Slagma tutta la vita. Sì, perché Trico è start. Ma da prendi Slagma. Con la fortuna che mi vengono fuori due leggendari. Nel frattempo trovo una bacca key. Cioè, ogni tanto tu vai in giro e ti chiedi, ma bacca chi? Spirito Bemeganium, un leggendario e uno starter. No, quel cancro di Shellos che mi sta buttando giù Slagma. Oddio, Demetra c'ha... Vabbè, li paralizzo entrambi. Demetra c'ha Xatu, la cattiveria. E mio ha... vabbè, ha buttato giù Slagma, mi sa. Dai, me li ha shottati tutti e due. Io ho questa paura, se adesso ne killo uno e lei mi killa l'altro. Quello che è successo a me. Io non ho uova per questo. Vabbè, io provo a buttare giù Slagma a sto punto, sti cazzi, quello con meno vita. Io non ho buttato uova. Sì, vai. In questa serie non ho uova. La tristezza. Io proseguo a sto punto, Tia. Sì, vai, intanto io qua catturo. Dai, se c'ha fuoco. Madonna, levati. Bonsly e Golbat, la potenza compresa in un Pokémon. Vabbè, c'è il calcetto di Gesù, sto coso. Comunque le battaglie in doppio, raga, sono... pericolose. Fin troppo pericolose. Delibird e Wine. Madonna, Delibird e Wine. Che tristezza.
Tu puoi entrare, trico di merda. che insulto arrogante. Ha fatto tre giri. Oh, comunque, cioè, il Xatu di sta tipa qua è devastante. È troppo forte. Niente, anche tu avrai. Anche tu, finite le uova. Sì. Rip, no, rip clickbait. Ah no, io ho schiuso. Chi è che ho schiuso? Non mi ricordo già più. No. Ah, ok, minchia, che infarto. Ho trovato il pipì su. Minchia, mi ha fatto giro lancia su Rage. Meno male che era un wineout in fan. Aia. Sì, era un wineout. Quindi me la son cavata. Però cazzo, ci ho perso 10 anni di vita. No. Qua nel bosco per me uno dei due perde un Pokémon. E sarò sicuramente io. Tia, evitiamo di fare ste gufate per piacere. Cioè, no. non sono piacevoli, te lo assicuro. Invece, oddio, se non riesco a fugare sono morto. Non riesco a fugare. Madonna, raga, voglio un dizionario italiano. Tia italiano per piacere, linkatemelo qua sotto in descrizione perché fugare è vergognoso. Tia Liano però si dovrà chiamare il dizionario. Tia Liano. Madonna, poi andiamo a fare i grammar nazi nei commenti. Olè, perfetto. Io la prima battaglia in doppio l'ho scampata bella, diciamo. Olè. Allora, sto shottando tutti. Li stai shottando tutti? Sì, con, raga, frana di Maiden. Siamo troppo. Porca puttana, pantano bomba del merda. T'ha shottato? Quasi. Ok. Cioè, in realtà no, metà vita. Li sto shottando tutti, cheat della, la cheat della vita. Ole, io sto affrontando altri uomini poco raccomandabili nel bosco. Tra l'altro, non so te, ma io quando sono arrivato qua, tipo a vedere gli psiche tutti messi così, io pensavo fosse un team malvagio. Non so te. Non ricordo, onestamente. Io sì, ma sai perché? Perché io venivo da ok, cazzo, non è mio Xatu. Ma li hai sfidati in singolo, vero? No, io sto facendo in doppio. Ah, io ho sfidato in singolo. No, io sto andando in doppio per fare più veloce. E io ho appena notato di avere un po' un problema con i Pokémon di tipo acqua. Nel senso che ti aprono il culo. Che beh. Se vuoi ti presto Serena. Anche per altro però. certo. Soprattutto per quello. Ti presto, poi puoi fare quello che vuoi. Basta che poi ritorni al mito. Muscle Banda. Uso frutto. Uso. Cosa? Aspetta, no. Non l'ho capita, non voglio capire. No, niente, no, ma no, non era una battuta. Ah, ok, perfetto, tipo, ho capito, uso frutto, pensavo frutto di boh, vabbè, dettaglio. Sidra no. E Vileplume. Io sono tipo a dei pigliamosche, non so neanche in che punto. Ma io li sto balzando, quei pigliamosche infami. No, io li sto affrontando tutti, lol. I wanna be the very best. Non mi ha fatto scappare. La cosa bella, sai cos'è la cosa bella delle battaglie in doppio? Che tutti aprono l'altra, è fantastico, stanno ribaltando sto Xatu e io mi sto facendo la bella vita. Boh, dai, li ho sfidati anch'io i pigliamosche. Oddio, Snorlax con distorto zona, questa è bella. Che cazzo. Gli tolgo Panciamburo. Perché se uso Panciamburo perdo. Ma Maiden ha rischiato 7 volte dei morì, cioè. No, cazzo, Mewtwo colpo. Minchia, Mewtwo l'ho addormento. Ok, io ho un outlet con incrocolpo davanti. e quindi la situazione è drammatica, giusto? Ma porco demonio, dai. Anche contro il tipo lotta un po' di problemi. Ok, io ho seccato Mewtwo, raga. Sono bravissimo in questa serie. Sono Omanyte, Lord Ilix. Ma quindi perdi male. È questo che stai cercando di dirmi. Se mi trovo qualcuno che ha full Pokémon d'acqua. No, un altro tipo lotta. Ti prego, shottalo. No, è vivo. Che ansia. Chi cazzo metto? Oh, Groudon, via, vai. Vai a casa, vai tu, figliolo. Mi ha avvelenato tutti, che è sto coso? Oh, ho trovato 4 volte i selvatici, 4 volte di fila Spiritomb. Mi sa che... Ma io tiro un surf, fanculo. Flautobnco, perfetto, vai così. Madonna, quanti sono? Quanti sono? Tra l'altro, questo episodio qua verrà più lungo degli altri. Vinto? Sì. Tia, falla in singolo se proprio devi. Ok, perché io sto andando avanti, non so te. Non si scappa. Io non riesco a scappare mai dai cap. Fammi scappare! Minchia, a livello 15, questi sono altissimi. Cos'è che vuoi fare, Maiden? Ragnatela. Bello. Bellissimo. Proprio fantastico. Vorrei capire da dove la caga la ragnatela. Bella domanda. Non lo posso, sono convinto che tu non lo voglia sapere. È probabile.
Allora, io intanto sono a affrontare altra gente. No, figa, Bosch, non puoi farli. Tra l'altro, cioè... è appena morto Xatu, ok. Devo stare No, 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 il suo, devo stare attento. No, uffa. Guarda, c'è il mio Bosch che si para il culo solo perché c'ha ipnosi. Altrimenti sarebbe già morto decrepito dal primo episodio. È scarsissimo. Io non riesco a fugare dai selvatici, cioè, è assurda. Tu non riesci a cacciare fuori un termine in italiano, dai. Non puoi parlare, non puoi dire fugate, ti prego. Tra l'altro, forse ho quasi finito il bosco. Sto video qua sarà veramente più lungo degli altri, effettivamente. Io sono fuori. Ah, lol, io mi sa che... ah, io pure, tra l'altro. Aspetta. Iper... bella l'iperpozione, mi piace. Ok, tra l'altro c'è un taglio in mezzo da fare che non avevo contato. Ma tra l'altro, qua sopra dopo abbiamo una cattura, giusto? Volendo, sì. Ok, perfetto, gli allenatori sul ponte, i pescatori lì, li facciamo... ok, io sono fuori, arriviamo a... Evopoli, sì, a sto punto sì, tanto vale. Qua sopra è sempre percorso lo stesso. Sì, sì, è sempre la stessa merda. Pescatori li balziamo, sì. Sì. Ok, cioè, però adesso non li recuperiamo off camera per allenare. Esatto, sopra ci sono le bacche, quindi ne vado a prendere un paio. E direi che possiamo anche concludere the video. Non so se sei d'accordo. Esatto. Ok, perfetto. Aspetta che io prendo le bacche. Raga, siamo in figlio di 3 video registrati senza alcun problema. E tra l'altro col prossimo, se ci va bene, siamo 3 video registrati in un giorno. Sarebbe uno scandalo. Non un record. Allora, aspetta che il libro del Guinness World Record. Trovo gli strumenti nascosti nel frattempo io. No, ok, perfetto, non ce ne sono più, lol. Bene ragazzi, allora io spero, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invitiamo, come al solito, lasciare un mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale, se non siete ancora iscritti, ovviamente a quale canale? Al mio e non a quello di Tia che è un po' schifoso. In realtà vi iscrivete da Creepy e passate da me, vi iscrivete. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, l'ottavo episodio sarà sul suo canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, che poi vi lascia in descrizione i porno belli. Detto ciò, sì, no, perché tanto poi YouTube è family friendly, sì. Della descrizione. Tanto non friendly. Sono io quello che tira fuori cose con Entei e Serena. Vabbè, comunque ragazzi, iscrivetevi ai canali per l'appunto, passate dai social, mi raccomando, da Telegram. La campanella, sempre quella ogni volta, sia la mia che quella di Tia, per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò, Tia, noi ci becchiamo in un prossimo video. Oh, l'hai imparata, raga, che cosa bella. Ciao, raga. Bella lì.